E anche quando una comunità si trova in difficoltà, deve ritrovare se stessa attraverso la celebrazione degli eventi buoni. E naturalmente non è che può dimenticare gli eventi cattivi, che devono servire anche come monito per non sbagliare ulteriormente. Basilio Perugini, figlio del senatore Arturo, fondatore di Lamezia Terme, nata dall'unione di tre ex comuni di Nicastro, San Biase e Sant'Eufemia nel 1968, è presidente del Comitato 4 Gennaio, sorto per organizzare i festeggiamenti per il 50° della città, risponde così alla querela che ha accompagnato i preparativi dell'evento. Tante le voci di chi ha infatti ritenuto che festeggiare in un momento toccato dal terzo scioglimento per infiltrazioni mafiose fosse fuori luogo. Ultimo, l'ex componente del comitato Fabrizio Falvo, uscito dall'organizzazione sbattendo la porta e definendo la manifestazione grottesca. Ma la polemica non ha fermato la macchina e così al Teatro Grandinetti, seppur con un'ora di ritardo, il debutto. Ad aprire la serata l'Accademia Abruzia con l'inno da loro composto e dedicato alla città, poi la consegna degli attestati di benemerenza alla Metini Illustri, la donazione del dipinto dedicato al compianto medico Franco Zofrea, una serata puntellata di più momenti, tra cui l'annullo filatelico per i 50 anni della città, fino alla conclusione questa sera con l'Orchestra Giovanile della Calabria, diretta da Ferruccio Messinese. Presente anche la terna commissariale con il prefetto Lecci, che ha ammesso: ho compreso che questa unificazione dei tre comuni ha trovato delle non condivisioni. Tiziana Bagnato per la CNews 24.